mattina, amici di Mercato Totale, questa mattina siamo passati dalla Calabria dei giorni scorsi alla Sicilia e davanti a me Fausto Cappadonna. Buongiorno Fausto. Buongiorno Emanuele, come stai? Bene, grazie. Allora, senti, nei giorni scorsi abbiamo parlato con i colleghi calabresi, ovviamente raffrontandoci sul nuovo lockdown, sulle situazioni legate al Covid-19. E in Calabria abbiamo affrontato una situazione abbastanza critica. Invece mi pare che la Sicilia sia forse l'unica regione del meridione che non è all'indice in questo momento, perché della Campania, della Calabria, della Puglia, della Sardegna ci sono molti titoli sui giornali, della Sicilia un po' meno. Però tu sei il mio inviato in questo momento sul territorio e quindi ti chiederei di darci qualche ragguaglio. Sì, diciamo che hanno un attimino cercato di dare dei colori nell'ordine dell'emergenza, no? È chiaro che poi ci sono dei dati che non vengono presi in considerazione solo sul fatto dei positivi, ma vengono presi questi dati, per quello che ho potuto capire, sulla base anche delle infrastrutture ospedaliere, no? Per tutto quello che riguarda un po' la sanità locale, regione per regione, quindi ci sono proprio delle componenti importanti su cui poi si va a fare si va a dare un dato per poi dare un colore. Sì, è vero, diciamo che la Sicilia ancora si salva un po', ma il colore che ci hanno dato secondo me è anche giusto ed è corretto. È chiaro che la situazione è sempre un po' allarmante, visto un attimino questi dati che tutti i giorni ci danno e cambiano e mutano, così come secondo me muta anche questo virus, perché è chiaro che ha anche un mutamento. Mi ricordo un po' di storia, ma nel 1918-20, quando ci fu l'epidemia spagnola, se ti ricordi, chiamata spagnola, ma non perché derivasse dalla Spagna, spagnola perché allora la Spagna non era in guerra e non c'era la censura per poter dire quello che stava succedendo, e da lì i giornalisti come te, però spagnoli, incominciarono a informare di questa epidemia. Fu una delle epidemie più pesanti che ci fu, e se ce lo vogliamo ricordare bene, fu un'epidemia legata esattamente a quella che oggi stiamo vivendo, cioè la febbre e una difficoltà respiratoria. Un po' di storia me la ricordo, ma dico è così, perché poi se andiamo a vedere è così. Ovviamente non è che fu sconfitta perché c'erano i vaccini o chissà che cosa c'era, no? Fu debellata da sola negli arco di un paio di anni, quindi dal 18 al 1920, perché mutò il virus. Il virus mutò, inizialmente colpiva i più deboli, quindi chi aveva dei problemi anche sulla base dell'età, poi mutando questo virus piano piano scomparì. Ci sono stati ovviamente dei dottori, delle persone sulle quali poi loro si affidarono, ma per quello che io mi ricordi è stato il virus stesso a mutare e quindi a indebolirsi nel tempo. Certo. Però quello che io voglio dirti è questo. La cosa che mi stranizza di più è che se uno sa la storia e se uno ne prende atto, perché poi la storia è esperienza, no? Sanno tutti che comunque c'era una seconda ondata, ce ne sarà una terza ondata, perché come tutte le peste, come tutte le epidemie, ci sono i ritorni. Ecco, questa cosa secondo me mi fa sempre pensare che siamo un po' governati così da persone, ahimè, un po' leggeri, un po' superficiali, come dire, perché basta sapere solo un po' di storia, no?
Fausto, intervengo e ti ringrazio per la tua disquisizione storica, però ti vorrei ricordare una cosa, che allora non c'erano le discoteche, non c'erano i ristoranti, la gente non aveva la necessità di spostarsi come era, e soprattutto la gente era molto di meno. Quindi mi sembra un po' azzardato il tuo ricorso storico, che ovviamente mi auguro, no. Mi auguro che passi in fretta esattamente. No, però passi in fretta sicuramente, però vedi... ci sta questa cosa di capire cosa è successo prima, perché abbiamo i nostri nonni hanno vissuto queste realtà. Certo. No? Però, adesso siamo 9 miliardi al mondo, allora probabilmente eravamo meno di 3 miliardi al mondo. Anche questo... Sì, anche questo. Ma sono tutta una serie di situazioni che poi si devono modellare per come poi uno vive la propria realtà, perché... non tutti hanno le stesse esigenze, non tutti fanno la stessa tipologia di vita, no? Quindi è chiaro che vanno dati dei metodi e dei modi di comportarsi, come credo si stia facendo, anche se così in modo un po' limitato, però è chiaro che stiamo a vedere. Certo, soprattutto la parola pericene e discoteca erano ancora da inventare, c'era ancora un secolo di mezzo. Sì, ma anche lì ad esempio un'altra, vabbè, comunque è vero quello che dici tu, però dall'altro lato ti dico che c'erano delle guerre in quel momento e i portatori di virus erano i soldati, no? Che si spostavano in massa, come oggi si spostano tutti questi ragazzi così un po' irresponsabili, chiamiamoli responsabili perché c'è una fascia di età dove poi ci siamo passati un po' tutti, dove c'è un po' di irresponsabilità. Certo. E si spostano in massa come se loro si spostavano i soldati, no? Certo. Senti, ma a proposito di spostamenti, vorrei capire, in questo momento in Sicilia, se io esco di casa qui a Torino, c'è quasi nessuno in giro, c'è pochissima gente, solo quelli che vanno al lavoro. Ecco, com'è la situazione? Cosa hai visto stamattina nel tragitto tra casa tua e l'azienda? Sì, in effetti si percepisce questa mancanza, diciamo, di pedonabilità per le strade e questo un po' silenzio, no? Perché si percepisce, si sta vivendo questa situazione giustamente molto molto particolare. Sì, in effetti c'è poco da vedere in giro perché, ahimè, per tutta una serie di motivi uno evita gli spostamenti proprio per evitare questa situazione. È una situazione disarmante, anche brutta a vedersi. Noi al sud, perché anche al sud, no? Penso anche al nord, perché si vive questa forma di familiarità quando si ci vede in giro, c'è questa sensazione di calore fra le persone, no? Cioè, abbiamo questo rapporto di saluto, di fermarsi, di parlare. Sì, in questo momento la situazione è spettrale, perché non si vede nulla, non si ci ferma neppure per un caffè, perché sono tutte cose chiuse. E quindi sì, c'è troppo silenzio, assolutamente silenzio. Senti, e al banco nella tua azienda cosa succede? C'è meno flusso di elettricisti? Come, che sensazione hai? Ma io sì, ma il flusso è diminuito tantissimo. Il flusso è diminuito tantissimo da un paio di settimane a questa parte. È diminuito, sì, ovviamente si sono fermati dei lavori in attesa di capire quando si potranno fare. È chiaro che questa situazione sta anche toccando un po' quello che sono gli equilibri commerciali di un'azienda, no? Per quello che potrebbe essere poi il fatturato, il mancato fatturato. Gli installatori stessi stanno vivendo anche loro una situazione di imbarazzo, perché poi a sua volta sono legati anche ai clienti finali, dove non possono andare per tutta una serie di motivi. Mi diceva il tuo collega Scarnati dalla Calabria che perlomeno in questo momento stanno finendo i lavori già avviati, potrebbe peggiorare la situazione, sì, quando sì. Iniziano i lavori. Sì, potrebbe peggiorare, anche perché poi, vedi, ha ragione quando lui dice questo, perché il problema poi lo vediamo noi dopo, no? Lo vediamo magari in seconda battuta fra 15 giorni, un mese. Cominciamo a fare conti con la storicità di quello che stiamo passando adesso, quindi ci accorgeremo ancora di più il danno, diciamo, economico e la crisi economica che sta per iniziare, perché è chiaro che l'abbiamo vissuta, ci siamo un po' adeguati a quello che erano le indicazioni, le abbiamo, diciamo, sapute gestire un po' tutti,
Però poi il problema commerciale, il problema poi di un'azienda lo vediamo da qui a un mese, a due mesi, quello che cosa... Fausto, scusami, invece rimandandomi all'intervista fatta a Ezio Galli, c'è da evidenziare il fatto che negli ultimi mesi il sud è andato parecchio bene, molto meglio del nord, addirittura lasciando presagire un arrivo a fine anno, non dico alla pari, ma molto vicino che a quota zero rispetto al meno 10 ipotizzato per globalmente l'Italia. Che sensazione hai tu in Sicilia? Sì, io diciamo che ti dico che Enzo ha detto bene perché sì, è vero, dopo la ripresa, diciamo, di quel momento storico che abbiamo vissuto tra febbraio, marzo e aprile, sì, è vero, abbiamo un po' recuperato, diciamo, un po' su tutta una serie di settori. Sì, diciamo che il sud sta andando un po' meglio. Sta andando un po' meglio per tutta una serie di motivi. Sta andando un po' meglio perché le stagioni, diciamo, stanno aiutando un po' quella che è l'agricoltura, no? Ti faccio un esempio: quindi sono aumentati i consumi nelle imprese agricole, sono aumentati gli investimenti di tanti imprenditori agricoli che credono sempre di più in tutto quello che potrebbe essere l'agricoltura, e allora magari ci sono appunto dei settori che sono cresciuti, ci sono imprenditori che hanno fatto grossi investimenti al sud, poi per una questione proprio di terra, poi una questione di posizione, si riesce a fare una, mentre prima le stagioni, diciamo, erano corte, adesso, diciamo, si può lavorare di più. Noi oggi siamo a 12 novembre e abbiamo 22 gradi, dico, si sta lavorando in un sistema perché anche il tempo ti aiuta in questo senso, no? È chiaro che tutto poi fa sì che magari uno ha la voglia di investire, di muoversi in questo senso. Sì, il sud ha fatto di più. Io dico sempre questo, Giancarlo. Il sud, quando dico sud parlo un po' dal mezzogiorno in poi, no? Ma dico, se parte veramente il sud, se si muove veramente il sud, dove c'è tanto da fare, dove c'è da partire proprio da zero e quindi c'è un'economia pronta a partire, io credo che tutta l'Italia, tutto il mondo riparte, perché poi siamo legati, no? Siamo legati per tutta una serie di situazioni con l'industria, con i fornitori. Ogni tanto c'è qualche fornitore che non capisce il momento, perché magari pensa che guardando solo i numeri risolvono i problemi delle proprie aziende, è lì un po' si cade un po' in quello che è poi la stupidità o la poca conoscenza dei territori, no? Questa componente, che io dico forte componente, se uno guarda poi l'azienda, quella che è il fornitore, il fornitore è un componente importante e serve anche però avere davanti persone che capiscono i momenti che stiamo attraversando. Qualcuno magari dimentica o non sa quello che in questo momento si sta facendo, quali sono gli sforzi che stanno facendo, qualcuno lo dimentica. Ma è chiaro che forse, ripeto, siamo talmente presi da guardare i numeri e di portare poi positività nelle aziende, che non si fa nemmeno caso a quello invece che potrebbe essere l'esigenza di un distributore. Questa è una nota che voglio, una cosa che te la voglio dire, perché in realtà c'è scarsa comprensione, no? C'è scarsa comprensione in questo senso. Da lì basta poco per capire cosa serve a un fornitore anziché a un altro. Non tutti abbiamo, diciamo, bisogno delle stesse cose, perché vuoi per una questione di territorio, vuoi per una questione di situazione di emergenza, vuoi per una questione di situazioni di disagio. Ci sono tanti motivi. L'Italia è stretta e lunga, no? Ed è diversa in tutte le sue parti, come anche nei colori che ci hanno dato. Quindi, per tornare a questo discorso, dico che i fornitori guardino un po'
attentamente le realtà locali, no? E questa è una cosa importante, questa è una cosa da valutare, da entrare nel merito e capire come anche si può aiutare un distributore. Quindi questa è cosa molto interessante. Non sei l'unico che dice queste cose, quindi ribadirle forse può servire, insomma. Va bene, ti invidio molto per i 22 gradi, io sono qui nella nebbia di Torino e quindi non posso che capire perché se tu sei così sorridente io un po' preoccupato. Va bene, caro Fausto, grazie per la tua simpatica chiacchierata di questa mattina e buon lavoro e buona salute. Grazie Giancarlo, un abbraccio a tutti voi e grazie sempre al Mercato Totale che ci dà la possibilità sempre di dire qualcosa in merito. E complimenti per il tuo lavoro che fai sempre al meglio. Grazie e complimenti a voi per il vostro, ovviamente. Ricambio.